Oggi ci intratteniamo in queste 3 ore parlando di HTML5. Chiuderemo le 3 ore finendo di parlare di HTML5, giusto per ricordarmi come eravamo rimasti a livello di conoscenza pregressa. Quanti di voi si sentono di dire che conoscono HTML? L'ho già chiesto, ma giusto per... Ok. Quanti di voi invece si sentono di non saperne nulla di HTML? E poi c'è sempre un certo gruppo di ignavi che non si capisce. Ne sa un po', ma non tanto. Ok. E allora, in queste 3 ore quello che faremo è un po' di teoria, perché alcune cose ci serve raccontarle, un po' di un esempio, e poi nella seconda ora e mezza... E invece faremo un esercizio che faremo insieme e che in certo senso ci seguirà per tutto il semestre. Quindi quello che oggi decideremo ce lo porteremo dietro nel bene e nel male fino a gennaio. Quindi scegliamo bene, speriamo. Allora, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di scoprire, parlare delle funzionalità, delle caratteristiche essenziali di HTML che sono quelle elencate qui, la struttura di una pagina HTML, di un documento HTML, la sua sintassi, quali sono gli elementi principali, quali sono gli elementi semantici, con l'accezione che abbiamo descritto l'altra volta, come strutturare una pagina HTML, allineato con quello che HTML5 è nel 2023. Quindi anche chi di voi, magari qualcuno di voi ha usato HTML5 negli anni passati, magari alcune di queste cose non le sapeva, non le considerava nello stesso modo, e quindi andiamo a vedere come se, che è quello che capita a molti di voi, come se oggi dovessimo scoprire per la prima volta HTML, 5. Vabbè, due parole storiche giusto per non farci mancare niente. Voi sapete chi è quel signore lì? Questo qua? Ok, qualche anno fa era anche in una pubblicità della TIM, credo. Appariva un attimo. E si chiama anche come la compagnia, in realtà, in questo caso. Nessunissima idea. Ok, questo signore si chiama Tim Berners-Lee. Mai sentito? Sì, qualcuno, più o meno. E cosa c'entra con HTML? Ha creato il web, sì, esattamente. Per quello che, ovviamente, avendo creato il web, è uno dei primi che ha creato HTML di conseguenza al CERN nel 1991. Poi, nato come progetto, in un certo senso individuale, o comunque di un centro di ricerca, poi a un certo punto, qualche anno dopo è diventato uno standard IETF. Poi è nato questo consorzio nel 97, che è il World Wide Web Consortium, che gestisce tuttora, insieme a quest'altro gruppo di lavoro, l'evoluzione del linguaggio e dei linguaggi correlati, quindi per esempio anche CSS, che vedrete la settimana prossima. 1991, facciamo un salto al 1999, HTML4, c'è stato HTML1 in un certo senso, poi HTML2, HTML3, HTML4. E poi hanno deciso di prendersi una pausa dai numeri, di continuare, di ricominciare da capo, e hanno creato questo XHTML1 negli anni 2000, e poi hanno deciso che era una pessima idea, e quindi sono tornati in un certo senso alla versione 4 e hanno creato la versione 5 nel 2014, che è la versione che
tuttora si utilizza. Tre note, partiamo dal 1991. Questo signore è il creatore del web. Non l'abbiamo detto l'altra volta, ma è irrilevante. Web e internet sono la stessa cosa? O sono due cose diverse? Sì, internet è l'infrastruttura di rete, i cavi, quindi sì, la connessione anche tra le reti locali, quindi è l'infrastruttura di rete tra posti diversi. Il web è cosa ci mettiamo sopra queste reti, quindi il contenuto, il fatto che ci siano i link, il fatto che ci siano dei motori di ricerca, eccetera, quello fa parte del web, non fa parte di internet. Bene, non vi chiedo chi ha inventato internet, perché se non sapevate questo è difficile che sapevate l'altro. E la seconda cosa è che ci interessa è che, soprattutto per chi magari ha usato HTML, diciamo non le ultimissime versioni, diciamo così, è che c'è stato un cambio di paradigma tra HTML4 e questo XHTML. Questo XHTML è nato come tentativo di rendere il linguaggio generabile e utilizzabile da delle macchine in maniera molto efficiente, quindi non più rivolta in un certo senso alle persone che scrivono il linguaggio, ma in maniera molto strutturato, con delle regole molto precise su cosa si può fare, non si può fare, eccetera, così tanto precise che alla fine hanno deciso che era una pessima idea. Era così tanto strutturato che andava quasi in un certo senso eccessivo. E questa strutturazione è nata già con HTML4 e poi è stata portata in un certo senso all'estremo con questo XHTML1, dove X sta per XML, che era questa struttura che definiva regole molto specifiche dell'HTML, e poi con HTML5 da una parte sono tornati alla versione senza la X, senza l'XML, e dall'altra si sono concentrati più su quello che abbiamo detto l'altra volta, che è la semantica del linguaggio, quindi meno regole specifiche e precise, ma seppur mantenendo le regole, più su che cosa vogliamo, cosa ogni elemento vuol dire all'interno della pagina, separando anche più nettamente la differenza tra, sempre quello che abbiamo detto l'altra volta, quello che è la struttura della pagina, che è compito dell'HTML, dal suo stile, quindi come appare, che invece prima dell'HTML5 erano anche più mischiate. E, oltre a questo, c'è anche un approccio, diciamo così, filosoficamente diverso, che è quello che l'HTML4 si concentrava sulla creazione di pagine web e sulla progettazione di queste pagine, mentre l'HTML5 si concentra molto di più sulla creazione di applicazioni web, quindi non tanto singole pagine indipendenti che finiscono la loro, diciamo, all'interno della progettazione, ma anche su aspetti di interazione più avanzati con la persona che utilizza quelle pagine che insieme fanno un'applicazione. Gli elementi strutturali di base sono molto simili, sono in comune, in parte alcuni ereditano dall'HTML4, ma è l'approccio che non è più limitato alla singola pagina, ma HTML5 come standard include tutta una serie di elementi che permettono un'interazione più avanzata con l'applicazione web. Esempio, secondo voi, di interazione più avanzata con l'applicazione web? L'abbiamo citato anche l'altra volta, in parte? Lunedì, l'altra volta era lunedì. Cosa potrebbe essere un'interazione più avanzata con una pagina web? Nessunissima idea. L'abbiamo citato l'altra volta quando abbiamo parlato di girare lo schermo. Un esempio. Sì. Il fatto che la pagina possa essere dinamica, abbiamo detto soprattutto grazie a JavaScript, però in che senso dinamica? Perché dinamica sì. Cambiare in tempo reale, però questo continuiamo a rimanere sul vago. Un esempio specifico. Ok.
Calendario dell'orologio. No, non tanto, no? Interazione più avanzata, tu non è che interagisci tanto con un orologio, giusto? Magari sì, però. Più avanzata del cliccare su un calendario, ecco. Cosa potrebbe esserci? Tipo il drag and drop. Più avanzata del drag and drop. Una chat. Una chat come? Testuale? Sì. Immagini, però. Cosa vuol dire una chat di immagini? Un'interazione. Sì, una chat tra utenti. Se testuale siamo però di nuovo ancora simili al calendario, però per esempio se fosse vocale, cosa avremmo bisogno per farla vocale? L'autorizzazione al microfono. Quindi tutta questa serie di accessi ai dispositivi del computer, o del microfono, webcam, eccetera, fanno parte di HTML5 e permettono un'interazione più avanzata volendo. In base a quello che succede dall'audio posso fare delle cose. Posso fare riconoscimento dell'audio, posso fare sintesi dell'audio. Quindi HTML5 si spinge agli stessi elementi semplici, il calendario, il drag and drop, eccetera. Il drag and drop supporta, diciamo così, abilita il drag and drop, ma va anche a coprire tutta una serie di funzionalità più avanzate che volendo si possono usare. Questo perché HTML5 è in realtà, abbiamo detto, esiste dal 2014, ma esiste dal 2014 e non esiste un HTML6, perché HTML5 è una famiglia di standard che si chiama standard vivi, nel senso che questi standard continuano a essere modificati pur rimanendo sempre HTML5. Quindi, per esempio, ci sono elementi base che sono all'interno dello standard, però ci sono anche le cose tipo l'audio e il video, oppure la possibilità di avere applicazioni web che funzionano offline, quindi senza la connettività. Oppure avere cose più complicate, tipo i WebSocket, che sono un modo per abilitare le chat in tempo reale tra utenti, tra persone, senza utilizzare il protocollo HTTP, quindi andando al di fuori di quel protocollo. E avanti così, fino a toccare in parte JavaScript e anche in parte intersecarsi col CSS. E questa è una famiglia di standard, ed è una famiglia di standard viva, nel senso che ogni anno, ogni periodo, si aggiungono e si rimuovono anche in alcuni casi cose. Quindi viene quello che succede è che spesso viene creato qualcosa in formato draft. Alcuni browser lo implementano come non versione definitiva, altri decidono di no, di aspettare la versione definitiva, e poi magari questa draft diventa una funzionalità vera e propria che entra a far parte di HTML5, e altre cose invece spariscono. E quindi quei browser che hanno implementato queste funzionalità a un certo punto non sono più standard. Dato che è uno standard vivo e che ci sono molte cose, per esempio il drag and drop fa parte dello standard, esistono siti come questo KeneUse che ci permettono di capire o di vedere ci permettono di capire se qualche funzionalità HTML è supportata da quale browser, da quale versione. Per cui se noi cerchiamo, per esempio, il drag and drop che abbiamo citato, vediamo che se voi usate Chrome dalla versione 4 in poi, è supportato, non voi come sviluppatori, ma se voi fate un'applicazione web per qualcuno e questo qualcuno usa Chrome dalla versione 4 alla versione 120, non ha problemi. Ma se uno usa una versione del 2006 di Firefox, lì il drag and drop non funziona. Deve avere una versione recente. Così come, Internet Explorer lasciamolo perdere, così come se sul mobile uno utilizzasse Firefox per Android, non ha ancora un supporto il drag and drop. Quindi su Android
se uno appunto avesse un'applicazione web che supporta in drag and drop e usasse Firefox come browser, su quel browser l'applicazione web non funzionerebbe per la parte di drag and drop. E mentre per esempio su Chrome, dove è finito, su Chrome sì, ma non sui Chromium versione 6, ci sono delle eccezioni, sul mobile è un po' più frammentata la situazione. E questi siti ci permettono di, dato che ogni browser viene implementato per conto proprio, ma lo standard è unico, ci permettono di vedere sia per le funzionalità che esistono da tanti anni, come il drag and drop, come sono supportati, sia eventuali dettagli, per esempio questo 1 vuol dire supporto parziale per un certo elemento, quindi che non c'è più. E qui c'è solo qui in Internet Explorer 6, eccetera. Quindi magari supporto il drag and drop, ma non interamente. E se pensiamo a qualcos'altro, Flex, per esempio, che è una cosa che vedremo col CSS, per un modo moderno, diciamo, di fare layout nelle pagine, vediamo che Flex è supportato al giorno d'oggi da praticamente la maggior parte dei browser, sia desktop che mobile. Quindi, riprendendo l'esempio di Firefox di prima su Android, Firefox su Android non supporta il drag and drop, ma supporta quest'altro meccanismo. Quindi, in base a quello che una persona va a fare, in base a quello che voi scegliete di inserire un'applicazione web, abilitate o meno certe persone a poterlo utilizzare. Ovviamente certe funzionalità più di base sono ampiamente supportate come questa, altre funzionalità più nuove o più particolari come drag and drop non ancora. E per esempio, se noi guardassimo il microfono, che non si chiama microfono ovviamente, ma per esempio l'elemento video, che è l'elemento che contiene un video, è di nuovo supportato da tutti, sia sul desktop che in mobile, tranne Opera Mini. Però, per esempio, le tracce video, quindi una specie di playlist standard, che dovrebbe essere standard HTML, non è il supporto, per esempio Chrome ancora lo supporta solo parzialmente, perché è tra le feature sperimentali. Mentre per esempio Safari lo supporta, quindi c'è un livello di supporto differente in base a quello che uno vuole usare. Di nuovo, le cose semplici, standard, che esistono tanti anni, sono ampiamente supportate, quelle più nuove, quelle più interattive, dipende. Quindi avere questi siti come Kene Use sono ovviamente molto utili per capire se quello che state facendo sarà utilizzabile da molti oppure da pochi. E volevo ancora vedere la camera, se mi ricordo come si chiama. Ecco, per esempio, il supporto alla fotocamera c'è in Chrome, c'è in Edge, non è ancora supportato in Safari, è limitato in Firefox su desktop e più o meno la stessa situazione anche su mobile. Quindi se voi di nuovo fate un'applicazione che deve aprire la videocamera per come Google Meet, eccetera, o simili, e volete usarlo su Firefox, ci sono dei problemi. Quindi non voi, ma le persone che useranno la vostra applicazione dovranno scegliere di usare Chrome o Edge o Opera sul desktop per poterlo utilizzare correttamente, pienamente. Quindi, e viceversa, se voi sapete che dovete fare un'applicazione web solo per persone che utilizzano una certa versione di un browser specifico, ci sono scelte che non potete prendere perché quella versione del browser non supporta certe specifiche che voi volete avere. Quindi, di nuovo, questo è un sito che è utile in quell'ottica, quindi da consultare ogni tanto. E beh, c'è anche un test che dice quanto un browser, quindi non quello è rispetto delle specifiche secondo l'implementazione, questo è un test che voi aprite un browser, andate a quell'indirizzo e vi dice quanti punti il vostro browser prenderebbe rispetto al supporto dello standard HTML.
che, ripeto, è uno standard vivo, quindi cose vengono aggiunte e tolte spesso, alcune cose sono in bozze, potrebbero non arrivare mai ad essere consolidate in maniera definitiva, altre invece potrebbero arrivare e diventare vere e proprie parte dello standard. Quindi noi andremo a vedere HTML, ovviamente oggi le cose base, poi man mano che andremo avanti, che aggiungeremo CSS, eccetera, alcune cose potremo anche ritrovarle ritrovarle più avanti, ma rifanno parte dello standard HTML. Per esempio, per accedere alla fotocamera c'è bisogno anche di un po' di JavaScript per manipolare l'immagine che arriva indietro dalla fotocamera. E questa è la struttura base di un documento HTML. Sono gli elementi che devono per forza esserci in un documento HTML, in una singola pagina HTML. Le avevamo già accennati l'altra volta, ma guardiamoli dall'inizio. Il primo, cosa serve il primo secondo voi? Doctype HTML. E a chi serve? Una alla volta più forte. A chi serve e cosa serve? Serve al browser? Per capire la codifica del documento o più specificatamente? Scusa? Cosa vuol dire il tipo di documento? Quali altri tipi di documento possono esserci? Il linguaggio tipo italiano, inglese o il linguaggio tipo HTML oppure altre cose? Non ho sentito. Linguaggio tipo HTML o altri, in realtà altri non esistono, quindi è più relativo a quale versione di HTML uno sta utilizzando. Quindi questo doctype HTML, per specificare che questo documento è un documento HTML 5. Un documento HTML 4 o XHTML avrebbe quella prima riga fatta in maniera diversa. Quindi quella riga dice quello che segue è un documento HTML e non è un documento HTML qualunque, è un documento HTML 5. Ed è obbligatorio averlo come riga. L'altra riga è quella che è il tag che apre, che inizia ufficialmente il documento HTML vero e proprio, che è un tag che si chiama HTML, che può avere una serie di attributi, quindi questi si chiamano attributi, questo lang è un attributo, questo href è un attributo, eccetera, e in questo caso dice che quello che seguirà sarà un documento HTML il cui linguaggio, stavolta linguaggio naturale, sarà l'inglese. Potrebbe anche essere lang uguale IT, per indicare l'italiano, quindi specifica qual è il linguaggio del documento. All'interno di questo tag ce ne sono altri due, che sono di nuovo obbligatori. Uno è il tag add, questo qua, e uno è il tag body, che si apre qui e si chiude qui sotto. Sono entrambi sempre obbligatori. L'abbiamo detto l'altra volta, il tag add serve a... informazioni generali sulla pagina, per esempio il titolo, e il titolo, abbiamo detto, è quello che appare dove? Sulla finestra del browser, sul tab, eccetera. Quindi tutto quello che c'è in head non appare all'interno della pagina, ma o non appare o appare sul browser, ma non nel contenuto, non in quest'area, per capirci. Apparirà qui, quindi camera, che ne use puntini puntini puntini, e il title della pagina. Non appare, quello che c'è in head non appare mai all'interno del contenuto del browser, della finestra. Ok. Body. Invece che cos'è? Abbiamo detto? È il contenuto, il corpo della pagina. E abbiamo anche parlato brevemente di questo. Abbiamo detto che H1 è un... è un'intestazione di 1 di primo livello, che quindi voleva dire che era un'intestazione più grande, più colorata, più importante,
più importante. E il P invece è un paragrafo di testo che contiene, in questo caso il P contiene al suo interno un link. Quindi all'interno del tag HTML e all'interno del tag body c'è un P e all'interno del tag P c'è un link. E href è l'attributo che dice dove deve andare a finire questo link quando ho cliccato, e poi c'è un commento. Questo è un commento HTML, quindi un qualcosa che non viene poi visualizzato nella pagina, ma è solo per commentare il testo. E poi c'è il tag di chiusura di body e il tag di chiusura di HTML. E vedete che in questo caso tutti i tag hanno un'apertura e una chiusura che è identica, se non per... Cosa differenzia un tag aperto da un tag chiuso? Lo slash. E questo è valido sempre. Qual è l'unico, diciamo così, tag che non è chiuso in questo esempio? Doctype, che è un tag speciale perché indica tutto il linguaggio, diciamo così, la versione di HTML dell'intero documento. Questo è quello che abbiamo appena detto. E abbiamo anche detto l'altra volta che il browser prende una pagina HTML e costruisce una sua rappresentazione di quella pagina e la ottiene parsificando l'HTML. Parsificando? Cosa vuol dire? Facendo il parsing? Esatto, analizzandola riga per riga, elemento per elemento, costruisce questo albero, no? Questo è un albero che ovviamente ha come ramo principale, radice principale HTML, perché è quello che contiene tutto, e poi ha di nuovo un head e un body, e all'interno del body ci sono i vari elementi concatenati. Questo è... A cosa serve questo al browser? E a potenzialmente anche allo sviluppatore? Perché il browser si prende la briga di fare il parsing di un file HTML? Secondo voi? Per capire come è strutturato? Per poi visualizzarla correttamente. E a voi cosa serve? A voi cosa serve saperlo? Così. Che questo sia più leggibile di questo, potremmo discuterne probabilmente, no? Cioè, è più leggibile questo o più leggibile questo? Non so, tra tutte e due non è così tanto più leggibile. A cosa potrebbe servire uno sviluppatore avere un albero, una struttura così? Eventualmente modificare in maniera selettiva un qualcosa e per quindi navigare questo albero. Quando vedremo per esempio CSS, settimana prossima, noi potremo per esempio dire che vogliamo dare il colore rosso per esempio alle ancore che sono dentro IP. E allora l'ancora che è dentro il P lo vediamo sicuramente in maniera più chiara da una struttura d'albero rispetto che leggendo del testo. Quindi non tanto per la comprensione intera, ma per vedere, per sapere questo. E questo applicare il browser lo fa anche grazie a questo albero. Perché sa che questo è l'ancora all'interno del P. E se ce ne fossero 5 di ancore, noi potremmo dire la terza ancora all'interno del P. Dell'unico P che c'è nel body. E questa terza ancora è perché è un nodo separato all'interno dell'albero, quindi conta fino a 3. Se fosse invece testo sarebbe più difficile, quindi costruisce questa struttura per permetterci di applicarlo. E fa anche una cosa in automatico il browser. Cosa succede secondo voi se io dimentico di scrivere questo? Io scrivo tutto tranne quel chiuso P. Cosa succede? La pagina non si vede, la pagina si vede sicuramente male.
magari la pagina si vede bene lo stesso. Chi dice che dà un errore? Quindi non si vede, è un errore. Chi dice che dà un errore? Due. Chi dice che potrebbe darsi che la pagina non si veda? Due. Stiamo. Chi dice che la pagina si vedrà probabilmente bene? 5, 6. Perché da un errore? Uno di due? Perché non riesce a capire, cioè un conflitto che non riesce a capire dall'inizio come cosa poi finisce. Quindi il buono normalmente riesce a strutturare bene la pagina. Quindi tu dici come fosse un linguaggio di programmazione, dà un errore e si pianta lì. E chi dice, non mi ricordo più l'altra, che potrebbe vedersi male molto probabilmente? Perché? Più forte? Non compila nella maniera corretta, però insomma nel caso dell'errore insomma, nel compila nella corretta, no? Ah, non interpreta in maniera corretta il resto del codice, e invece quei 6 o 7 che dicevano che probabilmente si vede bene, perché? Perché lo chiude in automatico, ma dipende quando lo chiude, certo. E la risposta giusta è la terza, lo chiude in automatico. Perché HTML è un linguaggio di markup, non un linguaggio di programmazione, quindi non c'è un concetto di errore. Il browser è in un certo senso di bocca buona, prende e cerca di visualizzare tutto quello che deve visualizzare per HTML senza dare errori significativi, quindi non c'è un errore in HTML, non c'è il concetto di errore da quel punto di vista. E il browser fa una cosa di più, cerca di chiudere il tag quando non lo... quindi se questo tag mancasse il browser cercherebbe di chiuderlo. Ora in questo esempio è talmente semplice questo file che direi che probabilmente lo chiuderebbe nel posto giusto e quindi non si vedrebbe nessuna differenza. Se fosse un file più complesso potrebbe chiuderlo nel posto sbagliato perché non ha ovviamente una conoscenza di quello che volete fare voi, però se manca un tag di chiusura il browser ce lo mette per rendere il file corretto da quel punto di vista. Ogni tag deve essere sia aperto che chiuso, quindi se voi ve ne dimenticate di chiudere uno lo chiude lui, e questo può non farvi vedere nessuna differenza perché lo mette nel posto giusto, oppure potrebbe darvi qualche aspetto estetico strano, perché ovviamente lo chiude ma non dovrebbe, quindi si scombinano le cose. Quindi se si scombinassero le cose in maniera evidente, ma voi non capite bene perché non c'è niente di strano, potrebbe essere che vi siete dimenticati di chiudere un tag o più di uno nel posto giusto e quindi il browser li chiude quando ritiene opportuno e quindi genera questo problema. Prima di fare questo, facciamo un esempio. Allora, fatemi aprire Visual Studio Code. Fatemelo mettere a tutto schermo e fatemi aumentare lo zoom perché suppongo che non vediate niente. Allora, io ho creato una cartella che è vuota praticamente, che ho chiamato 02-html, che apro. Quindi come consiglio generale vi conviene, per chi userà Visual Studio Code, creare una cartella dove ci saranno le vostre prove, le vostre cose, e aprire la cartella da dentro, quindi aprire Visual Studio Code e poi dire apri la cartella. La cartella può anche essere vuota, non importa, ma aprire la cartella, invece che fare doppio clic sul file o aprire direttamente il file. Questo perché così vi dà tutte le informazioni qui a lato. E allora qui creiamo una pagina, chiamiamola esempio.html e aumentiamo lo zoom. Fatemi scrivere doctype, così vediamo se... dai, se si legge. Mai più. Così o più piccolo o più grosso? Pronto?
Buongiorno, più piccolo o più grosso? Oh, qua va bene così. Metto lo sfondo bianco? O vedete? Esprimetevi, fino alle 7 è lunga. Va bene così? Grazie. Fatemi però, quanti di voi hanno mai usato Visual Studio Code? Ok, hanno usato già. Ok, allora però facciamo così. Allora, Visual Studio Code per gli altri. Visual Studio Code è un ambiente di sviluppo. In realtà potete anche scriverci delle note in testo libero. E quando lo aprite, però devo tornare più piccolo perché sennò non si vede tutto, o ridurre un po' lo zoom. E quando lo aprite, ci sono vari bottoni a lato e il primo dovrebbe essere chiaro che cosa fa, e serve per cercare all'interno del documento o della cartella che è aperta. E il secondo è l'Explorer, quindi quello che vi fa vedere la struttura del documento, delle cartelle che avete aperte. Quindi dentro questa cartella c'è un'altra cartella che si chiama esercizio con un testo, e poi c'è questo file fuori, si possono creare file, eccetera. E questo serve per il versioning, non ci interessa in questo momento. E quest'altro bottone è per fare il run, l'esecuzione di un programma. Ovviamente in questo momento noi abbiamo HTML, quindi non c'è niente da eseguire. Però quando scriveremo in Python, ovviamente useremo questa funzionalità, questo tab, per eseguire il software che lanciamo, che scriveremo. Quindi da qua si potrà lanciare il software. In questo caso, di nuovo, è HTML, quindi non c'è niente da lanciare. E quest'altra cosa, non so se c'è nella versione di default che viene giù. Qualcuno ha Visual Studio Code aperto, non ce l'ha. È un'estensione. E poi l'ultimo tab sono estensioni. Quindi Visual Studio Code si può estendere con alcune funzionalità. Questo Remote Explorer, per esempio, è una funzionalità che permette a due persone che hanno questo Remote Explorer installato di ognuna scrivere, condividere il documento di codice. Quindi se io ho questo Remote Explorer e lui questo Remote Explorer, io posso aprire questo progetto e lui può scrivere dentro il mio progetto, come se fosse un Google Doc, ma di codice. E questo lo abilita, questa comunicazione tra computer. E poi ci sono altre estensioni che si possono utilizzare. E ha poi ovviamente delle controllo degli aggiornamenti, le impostazioni, si può cambiare il colore mettendo lo zoom, avete visto, mettendo da qualche parte si può anche cambiare il colore. Cambiare layout e così via. Dove è finito il colore? Vabbè, adesso non lo vedo. Ok, è finito qua. Sotto impostazioni, temi e temi del colore, e uno può scegliere, per esempio, un colore chiaro, se non piacesse o non si vedesse il nero. Vabbè, quindi a tutte queste funzionalità e quando voi aprite un documento, e ovviamente le stesse cose, run, eccetera, ci sono anche nei menu in alto, quando voi aprite un documento che ha un'estensione, in questo caso HTML, in basso vi dice qual è automaticamente riconosciuto il linguaggio utilizzato in quel documento. Quindi se state scrivendo una nota di testo libero, ci sarà scritto text, questo è HTML, c'è scritto HTML, se fosse Python ci sarebbe scritto Python, eccetera, eccetera. Quindi supporta molteplici linguaggi. Tenete d'occhio che quando aprite un documento con un'estensione specifica o che voi vogliate scrivere in un linguaggio specifico, questo
sia scritto qui correttamente. Potete anche cambiarlo nel caso abbia sbagliato. Per esempio, potrei dire questo non è HTML, è Java o JavaScript, quindi posso cambiarlo schiacciando sull'elemento. E perché è importante che lo riconosca? Secondo voi? Per esempio, esatto, l'autocompletamento, per cui io inizio a scrivere e lui mi suggerisce quali sono i valori validi in HTML. Quindi se questo fosse Python non mi suggerirebbe H1, H2, H3, mi suggerirebbe qualcos'altro. E adesso non per l'HTML, ma per esempio per Python aggancerebbe l'esecuzione, quindi il fatto che quando uno preme run, poi effettivamente il programma parta. E se volete, lo useremo di nuovo non adesso, si può anche aprire un terminale o un prompt di comandi che è esattamente il terminale o il prompt di comandi, questo indipendentemente dal sistema operativo, il terminale o il prompt di comandi che avrete sul computer. Quindi io sono su Mac, quindi se scrivo ls vedo il contenuto della cartella. Se voi foste su Windows potreste scrivere dir e vedreste il contenuto della cartella. Quindi in questa cartella io ho un file e un'altra cartella al suo interno. È anche importante, come dicevo prima, aprire una cartella, perché quando poi aprite il terminale, e ci servirà quando useremo Python aprire il terminale, qui sarete già nel posto giusto per fare le operazioni. Quindi se voi avrete un progetto Python che sta dentro una cartella e aprite quella cartella, qui sarete già dentro la cartella che vi serve. E quindi per lanciarlo potete semplicemente scrivere Python 3 o Python qualcosa, il nome del file, senza dover andare a cercare dov'è questo file. Quindi questo solo se aprite la cartella. Se aprite il file direttamente, questo terminale sarà da qualche altra parte, e quindi se volete eseguire un file che è dentro la cartella dovrete scrivere cd, in questo caso desktop 02, e poi qua finalmente scrivere qualcosa. Ora, questo non ci interessa necessariamente oggi, ma ci servirà, quindi tenetelo a mente. Ok, quindi esempio. Dicevamo, dopo doctype cosa dobbiamo scrivere? HTML, sì. E di nuovo, Visual Studio Code apre e chiude automaticamente i tag, quindi ci velocizza le operazioni. Dentro HTML dobbiamo scrivere? E? Body. E di nuovo, come suggerimento, preparateveli già entrambi, tanto devono esserci tutti per forza. Dentro add potremo mettere un titolo. Abbiamo visto, e il titolo è pagina di esempio. E dentro HTML possiamo mettere un attributo che è lang uguale it. E vedete che ci suggerisce quali sono gli attributi che possiamo utilizzare. Ovviamente su title lang non ha senso come attributo. Ci sono attributi che possono essere utilizzati per qualunque tag, e ci sono attributi che non hanno senso per alcuni tag. Visual Studio Code non è così sofisticato da dirvelo, dovete saperlo voi. Lang si usa solo sulla root HTML. Però, per esempio, se noi qui creassimo un paragrafo e scriviamo questo è un paragrafo, e dentro P possiamo, di nuovo, se mettiamo la L ci dice quali sono gli attributi che contengono la L, ma potremmo mettere un attributo, per esempio ID, è un attributo che vale per tutti gli elementi HTML, e chiamarlo, non so, paragrafo. E come vedete HTML è puramente dichiarativo, quindi noi scriviamo le cose che vogliamo che vengano rappresentate. E ID, beh, lo potete immaginare, è un attributo che starà per identificatore. E giusto per iniziare a dirlo,
già fin d'ora, visto che questo è uno degli errori più comuni che capita, quanti identificatori che si chiamano paragrafo ci possono stare in una pagina HTML? Uno, e non più di uno. Quindi ogni si chiama identificatore, l'identificatore è univoco. Quindi in una pagina HTML, se avete un identificatore che si chiama paragrafo, si chiama come diavolo vi pare a voi, anche così, ce ne può essere solo uno. Può esserci ovviamente un altro paragrafo con un altro identificatore che si chiama altro paragrafo. Questo è un altro paragrafo. E ovviamente negli ID non ci possono essere spazi, è una parola unica, separata in qualche modo, da un trattino, da un underscore, eccetera. Quindi molteplici ID in una pagina sono possibili, molteplici ID con lo stesso nome all'interno è un errore. È un errore non perché il browser ve lo dà come errore, ma è un errore perché in alcuni casi, con alcune funzionalità, soprattutto legate a JavaScript, il browser ne prenderà sempre solo uno. Quindi quando voi gli direte se ci fossero due così, id paragrafo, e dite al browser dammi l'elemento che ha id paragrafo, lui prende solo il primo e l'altro lo ignora. Quindi se voi volevate il secondo, ovviamente non ottenete quello che volete. Quindi gli identificatori sono univoci. E un altro attributo che invece può essere ripetuto è invece class. Class è un attributo che può essere utilizzato, come in questo caso, lo stesso par, per raggruppare, in un certo senso concettualmente, due paragrafi. Quindi se noi volessimo dire tutti i paragrafi che hanno classe par vanno messi in rosso, possiamo farlo perché li prenderebbe tutti quelli che ci sono. Quindi gli ID ce ne può essere solo uno che si chiama in un certo modo nella pagina, i par possono invece avere lo stesso nome e a quel punto vengono considerati della stessa famiglia, dello stesso insieme. E classe è ovviamente un termine che lega questo attributo al CSS, per cui lo vedrete settimana prossima, ma il nome deriva dal fatto che sono classi CSS. E possono essercene anche più di una. In questo caso lo spazio serve per, anche nell'ID, in tutti gli attributi lo spazio serve per, quando l'attributo supporta più di una parola, serve per separare una parola dall'altra. Quindi in questo caso stiamo applicando due classi a ogni attributo, la classe par e la classe par2. Oppure anche potremmo dire la classe par par2 sul primo e la classe par par3 sul secondo. Che al momento non ce ne facciamo ancora niente, perché ci saranno utili quando abbiamo il CSS, ma sono attributi che possiamo utilizzare. Così come possiamo utilizzare con un link un altro elemento che è a link. A abbiamo detto che significa ancora e a ha un attributo che è obbligatorio. Cioè, mentre gli altri attributi sono facoltativi, classi, di, eccetera, alcuni elementi hanno attributi obbligatori. A ne ha uno che è obbligatorio. Che sarà? Qual è l'attributo che sarà obbligatorio per A? href, che è quello che ci dice da dove porta questo link. Questo è obbligatorio. Quindi qui ci sarà un href che è obbligatorio e non può essere vuoto. Così è HTML non valido, perché l'href non può essere vuoto. Potremmo però, per esempio, metterci il nome di un'altra pagina, oppure cancelletto, che è un carattere valido per riempire l'href e non farlo contare come vuoto. Un altro attributo che non è obbligatorio, ma sarebbe bello averlo sempre, negli A, è title.
cosa servirà a title su un'ancora? Sì, quando siamo sopra il link, appoggiamo il mouse, compare un tooltip che è il contenuto di questo, e questo è un link vuoto, inutile, più che vuoto. E compare quando ci avviciniamo col mouse. Che cosa serve? Perché l'effetto è molto carino, magari, ma in pratica cosa serve? No, perché quel testo è libero, quindi tu puoi scrivere quello che vuoi, non necessariamente... È il titolo di quel link, quindi se questo fosse con un link, diciamo così, politecnico, e qui scriviamo https://www.apolito.it, qui il titolo potrebbe essere pagina principale del Politecnico. Quindi aggiunge un po' di informazione rispetto alla parola Politecnico, non tantissimissima, ma un po' di informazione aggiunge. Può essere particolarmente utile questa informazione aggiuntiva? Molto più forte di così. Sì, come diceva lui, metto il mouse sopra, però per esempio se sono su uno smartphone il mouse sopra non ce lo metto perché appena ci tocco col dito ci clicco, no? Quindi sì, serve a qualcuno, va bene. Vi viene in mente a chi potrebbe essere utile più informazioni rispetto a quelle visualizzate sulla pagina? Non a browser? Non necessariamente a un programma, serve a delle persone, a non degli sviluppatori. Sviluppatori. Sì. È un tag, ci sono alcuni tag che sono relativi all'accessibilità. Quindi, come lui diceva correttamente, title non è obbligatorio, ma vi dicevo prima, sarebbe bello averlo sempre. Sui link, e ce ne sono un paio di tag che non sono obbligatori ma sono rivolti espressamente a rendere più accessibile il web. Cioè una persona ipovedente, cieca, che non può leggere ovviamente essendo cieca, avrà dei software appositi, quindi in un certo senso anche a dei programmi, ma non a dei programmi fini a se stessi, avrà dei software appositi che legge il contenuto della pagina, e quindi quando c'è un title legge quell'informazione come ulteriore informazione per la pagina. Ovviamente una persona che non vede lo schermo non sa il layout della pagina, non sa se quello c'è un colore, se c'è un'immagine vicina, può vedere solo il testo. Quindi qualunque informazione aggiuntiva può essere utile per far prendere la decisione a questa persona se cliccare sul link oppure dire no, non mi interessa, vado avanti. Ok? Anche perché questo potrebbe essere tipo website, no? Come link, quindi senza un title non sarebbe veramente comprensibile a che cosa sarebbe questo link. Il title ci dà l'informazione aggiuntiva nel caso in cui il testo non sia così chiaro. Ok. Eseguiamo questo. Come eseguiamo questo file? No, è già un punto HTML, sì, come lo lanciamo? Con un browser. Quindi, andiamo a aprire il file e diciamo, fate doppio clic se avete solo un browser, io ne ho un po' più di uno, e quindi lo apro con Chrome. E faccio un po' di zoom. Allora, è quello che vi aspettavate. La risposta a questa domanda o è sì o è no, non credo ci siano altre risposte. E quindi la risposta è? Allora, il titolo è dov'è, giusto? Dove l'abbiamo immaginato? Pagina d'esempio, questo, e questo è il titolo. E guardiamo la URL. Ha qualcosa di particolare questa URL?
non c'è HTTP. Perché non c'è HTTP? Perché è un file sul mio computer e quindi ovviamente non è condiviso, non è su internet. E questo, secondo voi, cambia una pagina HTML aperta così e una pagina HTML invece disponibile su HTTP? Oppure non c'è nessunissima differenza, in nessun caso? Opinione. Chi dice che non c'è nessunissima differenza tra una pagina aperta in questo modo, una pagina anche più complicata di questa, aperta in questo modo, e una pagina invece su HTTP, il mio indirizzo.com? Nessunissima differenza. Beh, certo, sì, non c'è. No, ma è dal punto di vista funzionale, non dal punto di vista... Nessunissima differenza. Chi dice che invece c'è della, ci può essere della differenza? Ok. Ci può essere della differenza. C'è della differenza. Per cui, in questo caso non cambia niente, è talmente semplice, talmente banale, che non cambierebbe niente. Certo, l'altra è ovviamente offerta da un server. Però dal punto di vista funzionale, il browser è molto... limitato a quello che può fare nel rispetto di un sistema operativo, nel rispetto del computer in cui gira. Il browser gira in una sandbox, quindi quello che gira nel browser è protetto rispetto al resto del sistema operativo, del computer su cui funziona. I file aperti così vengono visualizzati correttamente, ma alcune funzionalità più avanzate ovviamente di quelle che abbiamo usato noi non sono disponibili, punto. Non si possono utilizzare, perché il browser dice: questo file è aperto dal computer, non mi fido. Alcune funzionalità diventano disponibili solo quando l'applicazione, la pagina web, è offerta non solo da un server su HTTP, ma alcune funzionalità addirittura richiedono HTTPS. Quindi non solo che sia fornito da HTTP, ma anche che sia una connessione sicura da HTTP. Quindi ci sono una serie di livelli di protezione per cui più è fornito su HTTP, su HTTPS, più funzionalità si riescono ad accedere, riescono ad utilizzare. Per quello che dobbiamo fare noi, per le prime settimane almeno, ci andrà bene fare pagine HTML così, anche aggiungere il CSS. Poi a un certo punto, ovviamente avrò bisogno di un server per fare cose più complicate, che sennò non sono possibili. Quanti elementi HTML vediamo qui, nella pagina? Quanti ne abbiamo usati, di quelli che vediamo? Abbiamo usato due paragrafi, giusto? 2P. E poi? Più forte. Qua c'è un rumore terribile di ventola che non serve a niente, perché tanto fa caldissimo lo stesso, però mi impedisce di sentire. L'ancora. Ok. Che differenza notate tra, per come appare, tra l'ancora e il P? Sì, certo, è sottolineata l'ancora. Diciamo di disposizione nello spazio. Abbiamo messo una capo dopo il primo P? No, perché va capo? Però qua va capo, no? Siamo d'accordo che va capo. L'ancora va capo? No. E se io ho messo un punto dopo l'ancora, il punto non è a capo. Giusto? Ipotesi? Ridillo. Col paragrafo va totalmente a capo e con l'ancora no. E vabbè, fin qui. È quello che abbiamo osservato. Secondo voi è una cosa che capita solo con P, è una cosa che può essere più generale? E chi è che c'è chi l'altra volta diceva capiamo cosa fa ispezione elemento? No. O se c'è non alza la mano. Facciamo ispezione elemento? Allora, se voi fate ispezione elemento,
e non si vede tanto ovviamente. E nel tag che aprite ci sono gli elementi della pagina e qui esattamente c'è il testo che abbiamo scritto noi, quindi niente di che. Ma andando su ognuno vedete che appaiono dei colori. E quindi se io seleziono l'ancora e basta, vedete che viene evidenziato solo quel pezzettino. Se io seleziono il P, non viene evidenziato fino a questo è un paragrafo punto, viene evidenziata l'intera riga. Vedete di blu? Lasciate perdere l'arancione per il momento, ma focalizziamoci sul blu. Il blu è il contenuto del paragrafo. Quindi, in questo paragrafo, il paragrafo va fino in fondo. E se io avessi uno schermo più grande, andrebbe fino in fondo lo stesso. Occuperebbe tutto lo spazio orizzontale. L'altro paragrafo, pure, vedete, occupa tutto lo spazio orizzontale a disposizione. L'ancora, no. Quindi il comportamento che abbiamo osservato è effettivamente così, anche da un punto di vista dell'ispezione elemento. Cosa cambia tra i due? Adesso, se voi potete aprire ispezione elemento e selezionate P, e qui a lato vedete che P ha scritto display due punti block. Se voi andate invece sull'ancora, in questo caso vedete che non c'è scritto niente, ma non c'è scritto display due punti block. Questo perché ci sono alcuni elementi HTML, tipo il paragrafo, che hanno come modalità di visualizzazione di default, poi si può cambiare, ma di default prendono modalità di visualizzazione a blocco. Quindi, cosa vuol dire? Sono un blocco, occupo tutto lo spazio che ho a disposizione orizzontalmente. Verticalmente in base a quanto scrivo, se scrivo più parole vado a capo e quindi scrivo di più. E ci sono invece altri elementi che hanno di default un display, una proprietà display che si chiama inline, quindi occupano solo lo spazio che gli serve senza andare a capo. Quindi i paragrafi sono due blocchi e i blocchi vanno uno dopo l'altro andando sempre a capo. Gli inline invece vanno uno a fianco all'altro, senza spaziatura, senza niente, perché non prevedono di andare a capo. Sono due modalità di visualizzazione che tutti gli elementi HTML di default hanno. Che era quello che era scritto qui. E ogni elemento, vedete, ha un display value default, il display block. Tutta l'ampiezza inizia una nuova linea e ha un layout dall'alto al basso, l'inline non inizia una nuova riga, il nostro link continuava da dove eravamo rimasti col paragrafo, occupa solo lo spazio necessario e il layout è da sinistra a destra, quindi tutti gli inline uno dopo l'altro vengono messi da sinistra a destra e vanno a capo, fondo alla linea vanno a capo. Ancora una cosa, che è più una curiosità. Noi abbiamo scritto una lettera accentata qua, giusto? Giusto? Questo secondo voi cosa vuol dire? Quale sarà il risultato di questa cosa? Uguale, verifichiamo. Uguale. Ho fatto refresh, posso farlo anche dal bottone così è visibile, ma... È uguale. Perché ci sono dei modi per fare la stessa cosa? Secondo voi? E torniamo lì. Questo cos'è? È un e commerciale seguita da una lettera e seguito da il tipo di accento che voglio mettere sulla lettera, grave o acuto, e seguito da un punto e virgola. Quindi se io volessi fare una A grave, basta scrivere e commerciale A grave punto e virgola. Qualunque lettera che possa avere un accento. In questo caso non interessa la E accentata. Perché, per esempio, una tastiera in cui ho solo determinate lettere accentate, le tastiere di altre,
sì, potresti usare questo comando per generarle, potresti anche usare la mappa dei caratteri o come si chiama, per incollarle dentro, eccetera. Altre idee? Più forte? Grazie. Da chi non venivano letti? Dal browser. Altre ipotesi? Sono entrambe giuste, no? Le cose che avete detto. Da una parte un tempo non venivano letti gli accenti, quindi non è accentata, non è che non venivano letti. Il sistema di riconoscimento della codifica dei caratteri non era avanzato come quello che abbiamo oggi. Quello che succede è quando voi scrivete una E accentata così, vi è affidata la capacità del browser sul sistema operativo impostato sulla lingua specifica che avete di capire che quella è una E accentata e di visualizzarla come E accentata. Un processo automatico che il browser cerca di fare da solo. Questa è la versione più vecchia, diciamo così, che invece in un certo senso dice al browser non importa quale codifica tu usi, questa deve essere un'E accentata. Quindi evita il lavoro automatico di riconoscimento del browser. E tra l'altro potete fare più cose accentate così che non utilizzando i caratteri che avete a disposizione sulla tastiera, se servisse. Diciamo che questo funziona oggigiorno perché i sistemi di riconoscimento della codifica sono abbastanza avanzati e questo è invece il metodo standard sicuro che funziona nel 100% dei casi, anche indipendentemente dalla codifica impostata nel browser. Ok. Gli elementi, noi per ora abbiamo usato due elementi, un paragrafo e un'ancora. Ovviamente gli elementi, come abbiamo detto l'altra volta, vengono utilizzati per definire il significato, la versione semantica di una porzione del documento. Quindi il paragrafo viene visualizzato come un paragrafo per via dello stile di default del browser. E questo vuol dire che vengono visualizzati graficamente secondo il foglio di stile che non avremo ancora, che adesso usiamo quello di default del browser. Questo vuole anche dire che se noi volessimo, per esempio, dire che un'ancora si deve comportare come display block e non come display inline, possiamo farlo. Ovviamente non adesso, ma quando andremo a modificare lo stile, perché è un elemento e rappresenta la sua semantica. E questo cosa comporta? Comporta che ci sono varie categorie di elementi HTML che rappresentano la semantica di cosa volete includere nella pagina e che non avranno, nella maggior parte dei casi, neanche nello stile di default, una controparte stilistica, una controparte visualizzata. Per esempio, ci sono del contenuto di sezionamento. Cosa sono i primi quattro, per esempio? Cosa sarà article? Che significato ha article, se usate un tag article nella pagina? Article non il, la, lo, le, article nel senso di tipo articolo di giornale. Quindi sarà un? Il font non lo sappiamo perché qua siamo solo sul significato semantico, però sarà un pezzo lungo di testo, tanti paragrafi, no? Perché semanticamente article conterrà del testo, delle immagini, un contenitore complesso. Aside, in parte lo dice il nome. E di lato, di nuovo, dipende da come viene visualizzato graficamente, ma è un qualcosa che non è il contenuto principale della pagina. È qualcosa che è collaterale rispetto al contenuto della pagina. Nav, qualcosa di navigazione. Section è una sezione della pagina generica. Header and footer sono le aree che dovrebbero contenere le informazioni di intestazione visibili nella pagina e le informazioni di piedi pagina visibili nella pagina. E poi ci sono tutti gli heading H1, H2, H3 fino a 6, che abbiamo detto sono livelli di priorità diversi.
e qui c'è la descrizione di quello che abbiamo appena detto, e se noi volessimo ricreare questo layout, ovviamente non fatto in questo modo, ma utilizzando i tag semantici, potremmo per esempio dire che c'è un header, all'interno dell'header c'è un nav, perché la navigazione la mettiamo nell'intersezione in alto, poi c'è una side, che per noi sarebbe la sidebar, poi c'è una parte che è main, che è il contenitore principale, e dopo il main c'è un footer, che è la parte footer. Se noi facessimo copia e incolla di questo file HTML e lo visualizzassimo con del contenuto dentro, delle parole, vedremmo o non vedremmo in un browser una disposizione di questo tipo? No, perché loro definiscono, di nuovo, il contenuto semantico, la descrizione di quello che voi vorreste, non come apparirà. Sarà poi al CSS, che di nuovo vedremo lunedì, decidere se la side deve stare a sinistra o a destra, in alto, in basso, occupare un quarto della pagina, un terzo della pagina, metà della pagina. Saranno scelte che dipendono dal layout, che dipendono dallo stile. Ci sono poi dei elementi per raggruppare cose, tipo il P. Il P raggruppa, perché è un paragrafo, ma raggruppa anche all'interno, ci si può mettere un'ancora, per esempio, e via così. E c'è anche il main, per esempio un contenitore, del contenuto dominante del documento. E OL è una lista di cose ordinata, quindi verrà visualizzata con un elenco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se avete 7 elementi. E UL è un elenco non ordinato, unordered, è una lista non ordinata, quindi è l'elenco puntato, dove non c'è un elemento che indica la progressione logica delle due cose. E il contenuto inline, queste sono varie cose del contenuto inline, A l'abbiamo già visto, IMG dovrebbe essere esplicativo, cosa fa? Cosa conterrà IMG? Un'immagine, ed è inline, quindi vuol dire che un eventuale testo, un eventuale link dopo l'immagine va a fianco all'immagine, non va sotto. E B e strong e M e I sono accoppiati in un certo senso, e B e I sono una versione che deriva da un HTML più vecchio, e M e strong sono da preferire. E cos'è B secondo voi? E poi di conseguenza cos'è strong? Bold. E I? Italics, quindi corsivo. Quindi strong che cos'è? Che è bold, no? Bold significa grassetto. Strong e B hanno nel CSS di default e in molti CSS la stessa visualizzazione, che è un testo in grassetto. Esattamente come I e M, I e M hanno la stessa visualizzazione che un testo in corsivo. M sta per enfasi e strong sta per strong, forte, applicato al testo in questo caso. Perché secondo voi M e strong sarebbero da preferire rispetto a B e I, al netto che ovviamente producono tipicamente lo stesso risultato visivo? Non è detto che sia effettivamente grassetto corsivo, quello dipende dalla CSS. Perché non è detto che siano effettivamente in grassetto corsivo, perché lo stile lo dà il CSS. Quindi B indica uno stile, I indica uno stile. E queste sono cose che dovrebbe decidere il CSS e non il HTML. Quindi strong e M sono da preferire perché hanno un significato semantico più forte associato rispetto a bold e I, che è un comando specifico, grassetto e corsivo. Poi appaiono allo stesso modo. E c'è anche del contenuto interattivo, nel senso del contenuto che potete cliccare come link, come un bottone, eccetera. E tutti questi sono tag che hanno a volte come l'ancora un attributo di default. È anche possibile ovviamente costruire tabelle con il container tabelle, e la tabella è strutturata in maniera simile, se volete, a un documento HTML. Dentro il documento HTML c'è un head, c'è un body, dentro una tabella c'è un t-head, c'è un t-body, dove t sta per tabella. All'interno di questi contenitori la tabella si costruisce riga per riga, quindi c'è un elemento che è la table row, tr, e poi ogni cella è una td, table data, anche se è una cella.
Quindi una tabella ha un contenitore che è table, un table head che è l'intestazione della tabella, che al suo interno avrà uno o più righe, tr, e all'interno delle quali avrà tante colonne che sono th table head, perché queste header. Poi ci sarà un tbody, all'interno del quale ci sarà un tr per ogni riga della tabella, e all'interno di ogni tr ci sarà un td, che è ogni cella, una per ogni colonna della tabella. E quindi si associano, si costruiscono le tabelle celle per celle, riga per riga, in questo modo. Quindi è anche abbastanza lungo costruire tabelle. Questo l'abbiamo già detto, questo non ci interessa per ora. E prima di fare una pausa, ci sono due elementi che sono wildcard, che cioè non hanno un significato semantico associato e quindi sarebbero da utilizzare meno possibile quando c'è una controparte semantica da utilizzare. Uno è l'elemento div, che è un contenitore di tipo blocco, e l'altro è l'elemento span, che è un contenitore di tipo inline. Quindi si comportano in questi due modi, uno un blocco e l'altro un inline. Quando c'è un elemento semantico è da preferire l'elemento semantico. Quando per esempio dobbiamo raggruppare un insieme di blocchi semantici, perché ci serve dare a tutti uno stesso stile, un certo layout, una certa grandezza, potremmo accomunarli da un div che li contiene tutti, quindi è solo un modo per tenere insieme degli elementi semantici. Ecco, e il default rendering nello stile di default browser di section, article, eccetera, è esattamente lo stesso dei div. Quindi non c'è una differenza vera e propria. L'HTML, dato che è uno standard, si può validare. E credo che vi chiederemo in un laboratorio di validare il lavoro che fate. Quindi prendere la pagina HTML, caricarla su questo sito che è validator.w3.org, e questo sito vi dirà se l'HTML che avete scritto è valido secondo delle regole. Quindi l'HTML non dà degli errori nel browser, ma può essere o meno validato secondo delle regole. Per esempio, secondo voi, potreste utilizzare un H2 prima di un H1? Per essere un HTML valido? No, perché l'H1 viene prima dell'H2. Se voi mettete un H2 prima di un H1, il browser lo visualizza senza problemi, però non è valido rispetto alla specifica, rispetto allo standard. Ok? E con questo possiamo fare 20 minuti di pausa. E poi riprendiamo con l'esercizio.